Italia, quest'anno è più grande. Che cosa significa? Significa che l'Italia cresce all'estero, cresce in Inghilterra? Significa che l'export italiano verso l'Inghilterra va molto bene e quindi abbiamo tutta una gamma di prodotti italiani che vanno dalle automobili fino all'alimentare, che vengono presentati, che sono apprezzati e che si vendono. Quindi è un segno molto incoraggiante. Quindi diciamo la nostra presenza in Inghilterra continua a essere apprezzata e si espande sempre di più. Abbiamo visto adesso col nuovo prodotto della Fiat, ci hanno detto che ci sono già tutte queste richieste per la nuova automobile, quindi continuiamo a essere sempre apprezzati e a fermare la nostra presenza. La Fiat sta avendo anche un revival molto forte anche in Inghilterra e questo è molto importante perché rappresenta l'industria italiana più avanzata. Però se pensiamo ai dati, nel primo semestre del 2007 abbiamo avuto un 6% in più di esportazioni in complesso. Questo è un dato molto molto buono. Certo. D'accordo, grazie. La ringrazio. Grazie a voi. Stringi tra i denti quei tuoi pensieri.
cresce a valore, è cresciuto dal giugno 2005 al giugno 2006 di circa un 10,3%. È un mercato dove anche una commodity come l'acqua minerale si valorizza enormemente. È un mercato fatto prevalentemente da acqua piatta, acqua liscia, per circa l'80%. Questo perché la sparkling, che è il segmento a cui noi come Ferrarelle apparteniamo, è stata introdotta soltanto da pochissimi anni. Però appunto sta crescendo a valore. I consumatori inglesi scelgono di bere lo sparkling per occasioni particolari, oppure quando vanno al ristorante, mangiano fuori di casa, mentre nel consumo quotidiano domestico consumano prevalentemente la still. E queste sono state le ragioni che ci hanno portato a decidere di lanciare il nostro prodotto nel food service. Questo posizionamento così alto, e se mi consentite anche un po' posh per essere in linea con il linguaggio londinese, trova la sua giustificazione nelle caratteristiche della nostra acqua. È ovvio che un discorso del genere si regge soltanto se il prodotto ha delle buone caratteristiche. Ferrarelle, permettetemi di dirlo, è unica per la sua naturalità, la gassatura e il contenuto di minerali. Cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui il vento la fatica. Indi la cima, qua e là menando, come fosse di una lingua che tornasse, gittò voce di fuori e disse:
Indesit di fatto è presente in UK da molti decenni, però la nostra presenza è diventata particolarmente importante nel 2002, quando abbiamo acquisito quella che al momento era l'azienda leader sul mercato inglese, che si chiamava GDA, General Domestic Appliance, e che appunto era leader con un brand molto forte, il cui nome è Hotpoint. Noi l'abbiamo acquisita, l'abbiamo iniziato a sviluppare, abbiamo iniziato a investire nell'azienda ed oggi devo dire che le nostre operazioni in Inghilterra rappresentano un business molto importante per la nostra azienda in generale. Tramite questa acquisizione abbiamo assunto una dimensione sicuramente più grande, quindi molto più importante per poter competere sul mercato europeo. È stata anche molto importante per l'azienda che abbiamo acquisito, perché come dicevo prima, questa azienda non stava investendo come poi noi abbiamo fatto e come noi abbiamo sviluppato l'azienda stessa e i marchi dell'azienda. Quindi nello scambio Italia-Inghilterra, diciamo, il piano manageriale si è incontrato in questo caso e si sono... Direi di sì, abbiamo unito le due cose migliori di fatto. La GDA aveva un marchio fortissimo, noi l'abbiamo preso e abbiamo cercato di svilupparlo in linea con quelli che erano i nostri piani. D'accordo, grazie. Grazie a voi. Quando sa difendersi, ma muore dalla voglia che oramai lo sai. Tutto il giorno e anche la notte, il tuo pensiero è qui, mi fotte che oramai lo sai. Yeah.
anche se non spesso. Bene, accorgevo prima più di adesso. Ne sono poche, quattro sono troppe. Quante quelle cose che hai chiuso nel castello di corpo. Bene, nonostante tutte le attenzioni. Bene, ieri mi hai girato mani, non lo so. Vorrei ringraziarti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' ti tira, un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino, anche quella sera quando ti sentivi strano, sopportato. Però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve. Un applauso forte sotto le mie note, una copertina ed anche un video forte. Fidanzate tante quante se piovesse, anche se poi le paure sono le stesse. Ora che ho sempre tantissimo da fare, dici che non ho più tempo per parlare. Ma se solo bisbigliando te lo chiedo, tu sarcastico ti tiri sempre indietro. E quindi una è troppo poco, due sono tante. Quanti principesse nel castello mi hai nascosto. Ti voglio bene, lo dicevo anche se non spesso. Ti voglio bene, mi accorgevo prima più di adesso. Tre sono poche, quattro sono troppe. Quante quelle cose che hai chiuso nel castello. Ti voglio bene, nonostante tutte le attenzioni. Ti voglio bene, l'altro ieri invece da domani. Quando viaggia poco tempo per decidere, che un caldo a volte non si fermerebbe mai. È troppo presto per ricominciare a ridere. Sicuramente il momento arriverà, arriverà. Sono passati lentamente 20 giorni, sono trascorsi rimpiangendo i miei sogni. In quanto a te so solo che se ti vedessi, sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi. È terminata l'amicizia da due ore, ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore. Quattro quarti di racconto disilluso non contento. Allegria, la magia che hai rovinato. Ti ho visto camminare mezzo metro sopra il suolo. Dire in giro sono amico di Tiziano e rassicurarmi di starmi vicino. Puoi chiacchierare al telefono da solo, dietro l'ombra di sorrisi e gesti accorti. Sono passati faticando i nostri giorni, e per quanto non sopporti più il tuo dolore, mi fa male dedicarti il mio rancore. E quindi uno è troppo poco, due sono tante. Quante principesse nel castello mi hai nascosto. Ti voglio bene, lo dicevo anche se non spesso. Ti voglio bene, mi accorgevo prima più di adesso. Voglio più paticchiare e meno sesso. Voglio che mi telefoni più spesso. Voglio che tu mi dica un po' che credi in me. Certo, voglio sapere perché c'è un taglio netto. Ora sentirti ogni tanto. La Livini è in porta dei grandissimi prodotti, siamo tra i leader in Inghilterra e i prodotti vanno molto bene, perché negli ultimi 15 anni è cambiato molto lo stile, o gli italiani hanno cambiato molto lo stile sul food, sulla ristorazione. È stato introdotto l'olio, è stato introdotto migliori cibi. La Livini ad esempio è stata tra i primi a fare grandissime selezioni tra i parmigiani, selezioni tra i prosciutti crudi, e ad esempio ha introdotto mille altri prodotti italiani, ha fatto sì che la qualità del cibo e del vino italiano si sia innalzata negli ultimi 15 anni tantissimo. E avendo un'altissima qualità fa sì che la Livini tenga altissimo alto il nome dei prodotti made in Italy, quindi altissima qualità con un grandissimo servizio da parte nostra per tutti o per tutta la clientela che vuole il prodotto italiano.
studio Giambrone Law è nato dalla mia idea personale di creare uno studio legale in Inghilterra per la comunità italiana. Io mi sono laureato in Italia, mi sono qualificato in Italia come avvocato e ho preferito trasferirmi in Inghilterra per assistere la comunità italiana. Sono anche abilitato all'esercizio della professione qui in Inghilterra e l'idea è nata effettivamente un po' per caso. Lavoravo nella City per una banca di investimento e ho deciso invece di creare qualcosa di mio, dare un'impronta personale ad uno studio legale che adesso è diventato uno dei maggiori studi qui a Londra. È nato un po' per caso, sinceramente, e il successo dello studio è dovuto fondamentalmente al fatto che abbiamo un gruppo di professionisti che credono nel progetto e che sono stati disposti a mettersi in gioco con la propria professionalità per la realizzazione di uno studio legale e per effettivamente assistere tanto la clientela inglese su qualsiasi problematica di diritto italiano quanto la clientela italiana, sia corporate sia individuale, per problematiche afferenti al diritto inglese.